Presidente Vaccarezza, un incontro con i sindaci, gli amministratori, tanti comuni per parlare di fondi FAS, soprattutto riferiti al litorale, alla risorsa principale di questa zona che si affaccia sul mare. Sì, quest'anno c'è la possibilità di utilizzare i fondi europei, che poi hanno diverse declinazioni, nomi che continuano a cambiare, per la difesa dell'arenile. Nella difesa del suolo ci sta la difesa dell'arenile, quindi c'è la possibilità di utilizzarli concretamente per opere strutturali di difesa dell'arenile e quindi di ripascimento. Noi stamattina abbiamo chiesto, e ringrazio la dottoressa Canale per essere venuta, di fare questo incontro con i sindaci e mi fa piacere che molti concessionari e operatori abbiano partecipato per spiegarci quali sono gli iter che dobbiamo seguire. La cosa importante che abbiamo sentito stamattina dirci è dovete avere i progetti, ce li abbiamo. La provincia di Savona, intesa come somma dei comuni, ha una valanga di progetti perché la priorità della difesa del prodotto mare è per noi una priorità su cui ci siamo confrontati e impegnati, ognuno nel proprio comune, da anni. Ci metteremo tutti insieme, realizzeremo questo pacchetto e arriveremo con i progetti finanziabili. Il secondo aspetto è evidentemente quello della volontà politica, quindi abbiamo chiesto a chi ci dovremmo rivolgere ed è l'assessore Guccinelli il nostro interlocutore e andremo da lui a chiedere, sia per il momento di delicatezza che attraversa il settore Bolkestein e tutto ciò che si sta muovendo intorno a questo mondo, sia perché ormai da anni la Regione Liguria non dà contributi sul ripascimento e soprattutto sulle opere strutturali perché il bilancio non lo consente più. Sia perché questa è un'occasione assolutamente unica e irripetibile, noi chiediamo di avere un po' di garanzie sul fatto che questi progetti avranno una visibilità particolare e una corsia preferenziale.